Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Il canale YouTube di oggi ha a che fare con la filosofia. È un argomento che, devo dire, praticamente l'ho lasciato assieme al liceo quasi 20 anni fa, con il diploma, perché la storia della filosofia, così come molte materie umanistiche, mi era rimasta sullo stomaco. Però Olli, che gestisce questo canale, è riuscito in qualche modo a solleticare la mia mente, ed è quello che spero di riuscire a fare anche io, segnalandovi tre suoi video che ho trovato particolarmente interessanti. Anzitutto il primo, che vi segnalo sul doobly-doo, che è «Dovremmo aver paura della morte?». L'argomento è forte, ma è trattato in maniera molto intelligente. Secondo video sul doobly-doo, «Religione versus evoluzione». Ora, come è trattato l'argomento e come vengono paragonate le due cose, devo dire che in certi punti obiettivamente non sono d'accordo, però riconosco comunque l'argomento è trattato molto bene, con la giusta preparazione, e comunque merita di essere guardato, quindi secondo video che trovate sul doobly-doo, «Religione versus evoluzione». Terzo video, una spiegazione molto interessante, «Il rasoio di Occam». E inoltre vi segnalo un piccolo extra, lo YouTube Poop. È arte? Ultimo video che segnalo su doobly-doo. Lui è Olli, il canale PhilosophyTube, iscrivetevi! Passiamo all'argomento del giorno, e nei prossimi vlog ne parleremo un po' più approfonditamente. Oggi parliamo di sogni, che hanno un po' a che fare anche con la filosofia, se vogliamo. Il sogno, la dimensione onirica, accomuna l'uomo e molti animali, e la scienza non è ancora arrivata a spiegare completamente i meccanismi e le motivazioni che stanno alla base del sogno, quindi è ancora un argomento molto complesso. Io mi considero un discreto sognatore, mi diverto in certe situazioni, e ho preso un'abitudine, l'ho presa già da molto tempo, tengo un block notice e una penna sul comodino accanto al letto, perché così facendo la mattina, quando mi sveglio, se c'è stato un sogno che mi ha colpito, prendo subito degli appunti sui momenti salienti, sulle parti più importanti del sogno, e così posso ricostruirlo, ricordarlo, ed è grazie a questi appunti se ho potuto raccontare alcuni dei miei sogni un po' più particolari, anche sul mio blog, per esempio sul Diario di Viaggio o sulle Pagine Oscure. Tra l'altro sul doobly-doo vi metto il link al tag Dreams delle Pagine Oscure. Vi ricordo, quando aprite il blog Pagine Oscure, che Blogger vi segnala che i contenuti potrebbero essere inappropriati per tutti, e vi chiede di cliccare su «Dichiaro di comprendere e di voler continuare». È una scelta che ho fatto perché nelle Pagine Oscure, appunto, ci possono essere dei contenuti non graditi a tutti. Che io mi ricordi, il tag Dreams non contiene i racconti dei miei sogni, non c'è niente di così pazzesco. Comunque cliccate tranquillamente su «Dichiaro di comprendere e di voler continuare». Ora, dicevo, mi considero un sognatore discreto, mi diverto a sognare, raccolgo appunti sui miei sogni, e alcuni dei miei sogni sono stati anche fonte di ispirazione per progetti o per altre cose, soprattutto per racconti e alcuni romanzi che ho scritto, e trovo appunto molto divertente sognare e poi raccogliere questi appunti. E quindi vi chiedo, voi siete dei sognatori? Beh, che sognate accomuna a tutti, quindi non ditemi che non sognate. Ma voi che rapporto avete con i sogni? Avete dei sogni, non so, ricorrenti? Avete degli incubi ricorrenti? O prendete anche voi appunti? Oppure non avete mai pensato di prendere appunti e vi ho dato l'idea? Raccontatemi un po' la vostra, ditemi quello che ne pensate, raccontatemi i vostri sogni! Potete usare lo spazio sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io ho concluso, quindi
viaggio on the road, parlando di sogni, poi magari di incubi, di acchiappasogni. Ci sono molti argomenti, potrebbe venirne qualcosa di interessante. Tu che ne dici? Lascia stare, va. Ecco. Buonanotte, sogni d'oro. Me lo stavo dimenticando. Potete iscrivervi al mio canale, è gratuito e riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. È anche molto semplice, se non siete sul dispositivo mobile potete semplicemente cliccare sul musetto di Edison. Ragazzi, questo è tutto, grazie, ciao e ci vediamo domenica prossima.